Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Super ospiti, terza serata a Sanremo, Tozzi e Raf, ciao, ben ritrovati. Raf ciao, Tozzi. Ciao. Raf Tozzi. Tozzi, Raf Tozzi. Umberto sono, Tozzi. Sono meglio. E poi Raffaele, Raf. Allora, come vi state preparando? Perché quel palco vi ha dato tanti, tanti onori. È stato, insomma, Ci ha dato gioie e dolori. No, è stato, è sempre, voglio dire, stiamo parlando del palcoscenico più importante della musica italiana, e noi l'abbiamo vissuto, io parlo anche per Umberto, che so tutto di Umberto, quindi poi lo dirà anche lui magari, però insomma abbiamo vissuto spesso a Sanremo non con, con la serenità dovuta, no? Per nostra indole probabilmente, ecco, una competizione come Sanremo non si addice, ecco, alle nostre caratteristiche. Io ho sempre pensato che mettere insieme la gara con la musica erano due cose che un po' stridono, no? Forse è interessante dal punto di vista televisivo, ma certamente non dal mio punto di vista, dal punto di vista della musica, ecco. Quindi poi negli anni passati, quando c'erano le eliminazioni, per me era diventato veramente terribile. Trovo che il festival di Claudio sia meglio, molto meglio. Più gentile nei confronti degli artisti. Più adatto alla musica, finalmente ci voleva un festival così. Finalmente un direttore artistico, esatto. Grande musicista. Non a caso, essendo musicista, ha capito questa problematica e insomma ha reso la settimana, diciamo, più piacevole. Fino alla fine ci si può esibire. Con risultati televisivi ottimi. L'anno scorso è stato un grandissimo. E sembra anche quest'anno, voglio dire, almeno da quello che ho sentito, la prima è andata anche molto bene. Il 2019, quest'anno, è un anno importante per voi, perché vi ritroverete live e naturalmente il vostro progetto musicale lo porterete come ospiti sull'Ariston, sul palco. Ma io non ci credo che voi non possiate fare un omaggio alle vostre canzoni che avete, insomma, cantato negli anni. Parlo di te, Umberto, di te, Raf. Insomma, omaggio in che senso? Nel senso che non solo la vostra canzone che state promuovendo, il vostro album, ma non ci credo che Claudio non vi faccia tornare indietro nel tempo con questa ospitata. Non sorpresa. Ci credo. Sorpresa. Lo sapremo solo guardando il festival. Sì, solo appena saliamo sappiamo cosa succede. Perché so che questo direttore artistico è molto esigente, fa molto, insomma, vuole fare duetti. Vuole che l'ospite sia tanto protagonista. Insomma, per noi è un onore esserci, in ogni caso, al di là, insomma, di... sai, io e Raf siamo sempre stati insieme a livello professionale, perché abbiamo scritto canzoni insieme, Si può dare di più, altre canzoni, Gente di mare, abbiamo, insomma, partecipato all'Eurocontest Festival. Ci siamo divertiti moltissimo nella nostra carriera, abbiamo avuto questa grande fortuna di incontrarci, di vivere un sacco di momenti molto belli della nostra professione. E quando ci siamo rivisti l'altro anno, in occasione dell'Arena di Verona, un concerto che io feci per l'anniversario di 40 anni che ti amo, abbiamo visto durante la performance una grande partecipazione di pubblico a livello emozionale, ci ha colpito molto, e questa è stata la ragione per la quale abbiamo poi deciso abbiamo sentito la necessità di rivederci, di fare delle cose insieme, e così è nata l'idea di questo tour. E Raf ha scritto una canzone molto bella, Come una danza, che è stata un po' la partenza di questa nuova promozione nostra del tour. E lo sappiamo bene, perché siete stati ospiti nei nostri studi, quindi l'avete presentato, però io non posso farvi andare via senza sapere qualche anticipazione del tour, cioè ci saranno degli ospiti speciali, insomma qualche... Ma più speciale di noi? Lo so che siete specialissimi. No, abbiamo un repertorio terrificante sotto il profilo musicale. Credo che non, onestamente, anche se ci viene a trovare qualcuno... Nulla è escluso. Nulla è escluso. Però, noi tenderemo a cercare di stare insieme sul palco il più possibile, quindi
ad avere una proprio una sinergia, chiamiamola così, su quello che sono tutte le canzoni, sulla mia scaletta, la sua, che poi si fonderanno, e quindi dovrà essere un unico concerto, ecco. Quindi senza, appunto, senza, per carità, senza calpestare come dire, quello che è l'erba del vicino, no? Come si dice, cercando di rispettare le canzoni così come sono, perché sappiamo che chi verrà ad ascoltare vuole ascoltare le canzoni senza grandi, senza degli stravolgimenti, ecco. Quindi, perché poi noi lo facciamo per divertirci, ma questo tour è un omaggio a tutte le persone che ci hanno, in tutti questi anni, che ci hanno sostenuto e ci hanno seguito, e quindi faremo quello che loro, supponiamo che loro vogliono. La canzone, Umberto, di Raff, che avresti voluto scrivere tu, e viceversa? Gloria. Manchi tu nell'aria. Io invece di Raff ce ne sono tante nel suo repertorio, per cui il Infinito credo che sia il brano che emozionalmente mi coinvolge di più. Comunque le avete citate, io già la pelle d'oca, quindi assolutamente un tour da non perdere. Io ringrazio davvero di essere venuti qui i nostri ospiti, Raff e Umberto Tozzi. Grazie. Grazie, grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.